Audiolibro. Gustavo Roll e i suoi prodigi. I prodigi di Gustavo Adolfo Roll sono stati suddivisi in 49 classi differenti. Ne viene qui presentata una selezione per ciascuna classe, 3 in media, per un totale di 144, circa il 15% di quanto è stato pubblicato dal 1949 al 2014. L'antologia completa è stata pubblicata con lo studio di Franco Roll L'Uomo dell'Impossibile. Sono stati selezionati non necessariamente i più eclatanti, ma quelli sufficientemente rappresentativi della classe cui appartengono. Sdoppiamento. Furio Fasolo. Di punto in bianco mi chiese, che cosa desidera? Risposi, vedere l'altro me stesso. So che a lei è possibile compiere un tale prodigio. Devo tuttavia confessare che, mentre così gli parlavo, in me stesso una voce per nulla magica commentava, se farà Cilecca ci divertiremo un mondo. Egli mi prese le mani e, immediatamente, all'altezza del soffitto, intravidi un chiarore nebuloso, dai contorni incerti, del diametro di una quarantina di centimetri. Muovendosi nell'aria, ora si dilatava, ora si rimpiccioliva, infine si portò a due spanne dai miei occhi e assunse l'aspetto di un volto umano, il mio. Ma si trattava di un me stesso trasferito su un piano di realtà indescrivibile. Io non sono superstizioso, ma in quel momento feci gli scongiuri, pensando, io sarò così nel futuro, dopo la vita. Il telefono in quell'istante squillò. Il dottor Roll si alzò esclamando, peccato, ci hanno interrotti in un momento interessante. Intanto il mio secondo sembiante dileguava lentamente, ritornando al suo etereo domicilio. Gli augurai buon viaggio, molto affettuosamente. Terminata la breve telefonata, il dottor Roll tornò a sedersi accanto a me. Con semplicità disse, ha visto? I fenomeni di sdoppiamento della personalità sono possibili. Furio Fasolo, un notissimo pittore torinese, che frequentò a lungo il dottor Roll, mi aveva assicurato, da lui c'è da attendersi di tutto. Un giorno ottenne lo sdoppiamento del corridore Nino Farina, l'altro io dell'asso del volante, con voce schietta e sicura, descrisse le proprie future vittorie, la stessa conquista del campionato del mondo, vittoria a Storero. In un'altra, aperta parentesi quadra, occasione, chiusa parentesi quadra, non ho potuto fare a meno di urlare. Una precisazione, mio marito almeno nei primi tempi era piuttosto diffidente, e non amava partecipare alle riunioni nel corso delle quali Roll produceva i suoi esperimenti. Quella volta, quasi in segno di sfida, Gustavo gli dice, adesso provo a sdoppiarti, in modo, che tu possa vedere il tuo sosia. Ci trovavamo nel suo studio, in parte rischiarato da alcune fioche luci. A un certo punto mi sono accorta che una testa uguale a quella di mio marito si spostava sui muri, quasi fosse una maschera priva del corpo, che la sorreggesse. Ho gridato di accendere le luci, così è stato, e il volto è scomparso. Sono assolutamente certa che non si sia trattato di un'allucinazione, anche perché mio marito, che quella notte non è riuscito a chiudere occhio, ha visto ciò che ho visto io. Anzi, ha poi riferito che nel momento in cui il suo viso si è dileguato ha avvertito una specie di shock, come quando si riceve un forte schiaffo in faccia.